Roberto Cosolini non ci sta a sentir parlare di un caso montato, riferendosi al disagio subito da un giovane militante del PD spintonato durante il corteo antifascista e antirazzista di sabato scorso da parte di un gruppetto di manifestanti che lo stesso ex sindaco definisce più come un servizio del disordine. Non ci sta a far passare il messaggio che le spintonate subite da ragazzo siano frutto della fantasia di un partito che ha voluto sfilare civilmente il suo senso di democrazia e il suo spirito antifascista. Da qui il consigliere regionale del PD rispedisce al mittente le accuse, indicando in altri coloro i quali hanno voluto sabotare la presenza dei militanti DEM con intimazioni, a sua detta, davvero inutili. Ma la signora faceva meglio a scusarsi a nome anche di quel sedicente servizio d'ordine che poi pareva più un servizio del disordine, che ha cercato di impedire la presenza del PD con i suoi simboli nel corteo, spintonando e facendo cadere un ragazzo. E peraltro inutilmente, perché poi la reazione pacifica e civile della gente li ha fatti andare via. Vede, la realtà è che quel ragazzo, invece che starsene a casa, è venuto a testimoniare civilmente il suo senso di democrazia e il suo spirito antifascista. In quel ragazzo, nei sentimenti di quel ragazzo, si riconosce la stragrande maggioranza delle persone che hanno partecipato a quella bella manifestazione. Gli intolleranti sono fuori dallo spirito di quella manifestazione.